festeggiamo anche l'occasione degli auguri di Natale e ovviamente andiamo a ribadire ancora una volta il nostro ringraziamento per il Santa Filippina, per quello che organizza ogni anno, perché questo è un torneo che va oltre l'aspetto sportivo. Sono 23 anni che questo torneo lancia un messaggio chiaro: il fatto che lo sport debba essere vissuto come un momento di aggregazione, di crescita. E questi ragazzi ovviamente in queste settimane si sono confrontati sperando di vincere, e ovviamente una squadra sia riuscita, altri saranno rimasti ovviamente delusi di non aver conquistato il primo posto, ma l'auspicio che faccio a nome mio e ovviamente della mia famiglia è che i ragazzi abbiano vissuto queste settimane prendendo ad esempio quello che sta successo di nostro padre, l'impegno di mio nonno contro la violenza nello sport, e che soprattutto questa esperienza resti loro come momento di crescita per gli anni futuri. Dunque, ovviamente complimenti a tutti quelli che hanno partecipato e ancora un ringraziamento a Santa Firmina. E quest'anno c'è una sorpresa anche per il Santa Firmina, c'è una sorpresa soprattutto per Piero Bacci, che è il presidente. Piero, ti devi avvicinare a noi. Intanto chiamo Piero Ferruzzi, in rappresentanza, presidente del Panathlon, perché il Panathlon, approfitto di Andrea Lorenzini, mentre viene effettuata la premiazione, il Panathlon oggi consegna un riconoscimento non a Piero Bacci ma a Santa Firmina. Assolutamente sì, è un riconoscimento proprio per l'impegno e per i valori che porta avanti il Santa Firmina. Prima il vice sindaco faceva riferimento al Bertelli, e questo è un torneo ovviamente che vuole sviluppare un valore di questo tipo, e il Panathlon se ne fa portatore. Dunque il Santa Firmina è un esempio virtuoso di Bertelli. Non la sentiamo.